Buonasera, ben ritrovati amici di Meteo One. Questa serata è importante non tanto perché faremo una delle nostre solite dirette meteo, il quadro meteorologico al momento non propone scossoni da questo punto di vista, ma perché inaugureremo la nostra rubrica pillole di climatologia. Cosa sono? Saranno delle dirette, degli interventi, delle chiacchierate, vogliamo chiamarle così, con degli esperti ovviamente del settore per parlare di clima, del clima del nostro pianeta, ma anche di temi strettamente correlati. Per esempio, questa sera con noi in studio, oltre a Daniele, che appunto lo Buonasera. conoscete bene, avremo in collegamento da Bologna il dottor Teodoro Giorgiadis, che è il primo ricercatore di bioeconomia del CNR di Bologna. Il tema di questa sera, il tema con cui abbiamo voluto inaugurare queste dirette è quello dell'anidride carbonica, la lente di ingrandimento, appunto. Prima di porre le nostre domande, poi avrete anche voi l'occasione di fare le vostre, passo la parola a Daniele che vi farà una piccola introduzione. Buonasera carissimi lettori e lettrici. In questi anni stiamo assistendo a una crescente sensibilità dell'opinione pubblica sui cambiamenti climatici. Ormai è quasi diventato, direi, un argomento da bar. Infatti, mi ricordo qualche mesetto fa un mio amico mi disse, scherzando ovviamente, guarda, ormai non ci si chiede più che tempo fa, ma che cambiamento climatico fa? In un certo senso troviamo molto positivo l'interesse comunque del grande pubblico, perché comunque ricordiamo sono temi molto delicati e importanti per il nostro pianeta, ma è quindi anche giusto che non siano relegati agli ambienti tecnici e politici. Però molte decisioni che si prendono da qui in avanti andranno a influire fortemente nella vita di tutti i giorni e, come hanno mostrato comunque in questi mesi le proteste dei Gilets in Francia oppure la protesta dei trattori in Olanda, hanno influito soprattutto sulle fasce della popolazione più debole economicamente parlando. Una rivoluzione della gestione dell'uso delle risorse energetiche noi riteniamo comunque che dovrà essere fatta, perché è un punto importante comunque per l'economia e per l'ambiente in generale. Però la cosa più importante che noi riteniamo è sia la persona e quindi i suoi bisogni. Questo ovviamente nel rispetto della natura e dei suoi ritmi. Non si può però porre la persona umana e i suoi bisogni come un problema secondario, centralizzando e solitarizzando poi solamente il problema ambientale. Avrete comunque sentito il fenomeno Greta, ormai ora ci si scherza, ci si fanno i meme, ci si fa un po' di tutto intorno a questo argomento, e quindi l'argomento è ormai diventato, come abbiamo detto all'inizio, da bar, Virale. virale, sì, come giustamente dice Domenico. E questo però ha permesso anche il proliferare di molte notizie false o parzialmente false, alimentando anche a volte un po' la psicosi, un'ansia da cambiamento climatico. Con le nostre dirette pillole climatiche, come già accennato Domenico, cercheremo di fornire le basi scientifiche per un sano ragionamento e un dibattito sui cambiamenti climatici. Come primo argomento abbiamo scelto il fulcro di tutto il dibattito, che è la CO2, entrata ormai nella psicosi di molti come il male supremo, la molecola più pericolosa della vita sulla Terra. Ma sarà veramente così? Lo chiederemo oggi a Teodoro Giorgiadis e va bene. Il nostro ospite dovrebbe essere già in collegamento con noi da Bologna. Dottore, ci sente? Buonasera. Allora, io direi di partire immediatamente, no, con le nostre domande, in modo tale poi da lasciare spazio anche alle domande Alle domande, dei sì, dei nostri nostri spettatori. spettatori. Allora, ovviamente abbiamo detto che parliamo di anidride carbonica. Che cos'è ovviamente e se è giusto definirlo come un gas inquinante, come ormai spesso avviene? La molecola di anidride carbonica viene definita come un ossido acido. In una vecchia ma sempre valida catalogazione, quella di Arrhenius, una molecola che ha quel potenziale ossidativo viene chiamata anidride, quindi prende nome appunto anidride carbonica. Non è Non è tossica, a differenza di un
un suo fratellino che è l'ossido di carbonio, che è tossico perché ha la brutta abitudine di legarsi all'emoglobina e quindi di impedire che l'ossigeno venga trasportato. E la La domanda è domanda se è o non sei è o un no. incubo? In realtà, circa 1 anno fa, proprio l'Agenzia per l'Ambiente americana l'ha gli inquinanti. Questa cosa è stata trasferita, diciamo, dalla notizia dell'EPA, mezzi di comunicazione, ha destato molto scalpore e è stata definita però un inquinante, nel senso che appunto è un ossido acido, ha la capacità di poter acidificare, in particolare l'oceano, e questo è il motivo per il quale è stato messo fra gli inquinanti. In realtà non è un inquinante classico, per il solo semplice Esatto, è fatto il che è il prodotto prodotto dei processi di combustione, tra i e fra i processi di processi di combustione combustione ci diciamo dobbiamo che mettere anche quello respirativo. La l'azione respirazione produce anidride carbonica carbonica, e quindi e quindi ovviamente ovviamente noi siamo sperimentiamo l'emissione di anidride carbonica. carbonica molte, molte volte durante la giornata, perché la emettiamo dai nostri polmoni. Non è un inquinante inteso in senso classico, ma Va va ricondotto a ricondotto a quello. quel discorso dell'acidificazione dell'oceano. Vedere Il problema problema dal punto di vista spettroscopico. noi Noi questi abbiamo sì, quasi sono praticamente dati sperimentali. Sì. Esattamente. Vediamo se Vediamo che la la parte parte rossa rossa del grafico corrisponde corrisponde alla alla radiazione radiazione solare. solare in ingresso. Noi Vediamo una vediamo una parte. parte di UV, soprattutto visibile, Poi poi quando quando questa radiazione solare interagisce con la superficie, ci sono sono molti molti processi di processi di partizione, partizione, molti uno dei processi processi è quello che legati alla scalda la superficie, superficie e viene fondamentalmente rimessa rimessa sotto sotto forma di forma di infrarosso. infrarosso, E e la la CO2 ha CO2 ha questa questa proprietà di chiudere infrarosso. l'infrarosso e di rifletterlo. E Voi quindi voi vedete vedete che che in effetti da effetti una da una banda banda molto particolare larga ci si stringe a una banda più stretta e l'infrarosso l'infrarosso fondamentalmente diventa, quasi quasi tutto viene riflesso. una C'è una cosa che cosa che andrebbe aggiunta, quello che si chiama il chiama della problema della saturazione di saturazione banda, ovvero di banda, aumenti aumenti di di concentrazione di CO2 uguali, uguali, ma a diversi diversi livelli livelli di sono concentrazione di CO2 atmosferica, non non danno lo danno lo stesso stesso effetto. effetto di riscaldamento. È È una una formula formula di tipo, diciamo, logaritmico, e che fa fa vedere che vedere che quanto più quanto più si cale alza la concentrazione di CO2, tanto tanto più più un pari pari aumento aumento dà un effetto minore. Questo è un problema di saturazione di banda che banda che normalmente normalmente, diciamo non diciamo, non viene viene comunicato, comunicato, che dovrebbe essere invece un fatto fatto che che da un effettivamente certo punto di vista ci può rinfrancare. Quindi, quali sono, entrando più nel dettaglio, quali sono i valori di CO2 attuali? E prendendo in considerazione la storia dell'umanità o addirittura la storia dell'intero pianeta, ci sono stati momenti in cui il valore di CO2 era anche maggiore? Assolutamente Noi sì. Noi oggi oggi abbiamo abbiamo incominciato a incominciato a preoccuparci preoccuparci quando quando da da poco più di 300 300 parti per parti per milione milione abbiamo abbiamo superato superato le 400. 400. Adesso Adesso siamo siamo in questa situazione. però ci Però sono ci sono stati stati periodi periodi della della storia storia dell'umanità dell'umanità dove dove le le concentrazioni concentrazioni di di CO2 CO2 erano erano molto molto più più elevate. elevate. Ecco, state Ecco, state facendo facendo vedere. vedere. Esattamente, questa è la mappa, quindi Qui non non siamo siamo neppure neppure nella nella storia storia dell'umanità, dell'umanità, ma ma siamo siamo nella nella storia storia geologica geologica della della Terra. Terra. Questa sì, questa è proprio dalla Terra intera. Magari facciamo vedere in diretta anche la storia dell'umanità, invece la CO2 nella storia dell'umanità, che sarebbe questa pramappa. Ecco, qui ci Vediamo, chiudiamo, siamo siamo intorno intorno ai ai partiamo dai 400 milioni 400.000 fa, sì. fa. E Vediamo in vediamo questa in mappa, questa mappa, vediamo la vediamo la CO2 CO2 e e anche anche la la temperatura. temperatura. Ecco, Ecco, c'è c'è una una parte parte della della comunità comunità scientifica che scientifica fa fa notare notare che che l'aumento l'aumento di di temperatura temperatura dovrebbe dovrebbe essere il essere il risultato risultato della della presenza presenza della della CO2, CO2, dell'aumento dell'aumento di di CO2. CO2. Da Da queste queste mappe mappe si si vede vede che che in in realtà realtà il il fenomeno fenomeno è è ribaltato, ribaltato, ovvero ovvero abbiamo abbiamo
prima, normalmente prima un aumento di CO2, scusate, prima un aumento di temperatura e dopo segue l'aumento di CO2. Questa viene considerata l'arma principale dei cosiddetti scettici o Negazionisti negazionistici. anche vengono definiti. Ecco, Negazionisti se si vuole una andare. domanda a sorpresa. Lei si definisce scettico, negazionista oppure altro? Allora, io mi definisco scettico per dovere istituzionale. Io Faccio faccio il ricercatore ricercatore e e non non posso posso partire dal posso presupposto che non sia ci sia ancora ancora qualcosa qualche da cosa da scoprire, scoprire, nuova nuova conoscenza da conoscenza da inserire inserire in in quella quella che che abbiamo. abbiamo. Quindi, Quindi, lo scetticismo scetticismo è è un uno strumento strumento della della scienza, scienza, non non lo lo scetticismo scetticismo quello, quello, il il bastian bastian contrario contrario che che non non è è d'accordo d'accordo per per definizione. definizione. Ma Ma quello, quello, lo lo scetticismo scetticismo nella nella scienza scienza è è guardare guardare questa questa specie specie di di aranzo aranzo che che viene viene dipinto dipinto nella nella teoria teoria scientifica, scientifica, guardarlo guardarlo molto molto bene e bene e poi poi scoprire scoprire che che se se passa passa della della luce, luce, cacciarci cacciarci il il dito dito dentro, dentro, tirare tirare nella nella trama trama per per vedere vedere se se di di là là da da quell'aranzzo quell'aranzzo abbiamo abbiamo qualcos'altro. qualcos'altro. Quindi Quindi credo credo che che questo questo sia sia il il ruolo ruolo dello dello scettico. scettico. Negazionisti Negazionisti in in realtà realtà sono sono pochissimi, pochissimi, io io credo credo che che siano siano più più così così come i come i catastrofisti. catastrofisti. Io Io preferisco preferisco categorie categorie chiamarle chiamarle scettici scettici allarmati, allarmati, persone persone che che stanno stanno allarmate allarmate dell'aumento, dell'aumento, del del cambiamento, cambiamento, e e scettici scettici che che non non credono credono che che siamo siamo ancora ancora pervenuti pervenuti a una a una completa completa conoscenza. conoscenza. I I catastrofisti catastrofisti e i e i negazionisti negazionisti stanno stanno abbastanza abbastanza fuori fuori dalla dalla comunità comunità scientifica, scientifica, non non sono. sono. Ci Ci troviamo troviamo sulla sulla stessa stessa lunghezza lunghezza d'onda d'onda su su questo. questo. Andiamo Andiamo avanti avanti con con le le domande. domande. Dopo Dopo la la domanda domanda sorpresa. sorpresa. Parliamo, Parliamo, entriamo entriamo ancora ancora di di più più nel nel dettaglio. dettaglio. È È giusto giusto confrontare confrontare il il dato dato proveniente proveniente dalle dalle stazioni stazioni di di rilevamento rilevamento dell'anidride dell'anidride carbonica carbonica degli degli ultimi ultimi 50 50 anni anni con con quello quello rilevato rilevato nei nei calottaggi calottaggi delle delle calotte calotte polari? polari? Allora, Allora, ecco, ecco, questo questo è è un un discorso discorso importante, importante, nel nel senso senso che, che, come come abbiamo abbiamo visto visto dal dal grafico grafico precedente, precedente, abbiamo. se ora lo No, reinseriamo. no, No, se se volete, volete, abbiamo. abbiamo. Degli Degli andamenti, andamenti, che che sono sono andamenti andamenti sulle sulle centinaia centinaia di di migliaia migliaia di di anni, anni, correttamente, correttamente, credo credo io, io, gli gli allarmati allarmati fanno fanno notare notare che che non non puoi puoi paragonare paragonare quello quello che che succedeva succedeva in in un un così così lontano lontano passato passato con con quello quello che che succede succede oggi, oggi, che che siamo siamo in in quello quello che che l'amico l'amico Crutzen Crutzen ha ha definito definito l'antropocene, l'antropocene, quindi quindi un un periodo periodo caratterizzato caratterizzato dalla dalla presenza presenza dell'uomo dell'uomo e e soprattutto soprattutto da da una una presenza presenza massiccia massiccia delle delle attività attività umane umane che che emettono emettono in in maniera maniera importante importante la la CO2. CO2. I I carotaggi carotaggi sono sono un un elemento elemento importantissimo importantissimo per per comprendere comprendere come come si è si è sviluppato sviluppato il il sistema sistema terrestre. terrestre. I I carotaggi carotaggi hanno hanno alcuni alcuni problemi problemi di di tipo tipo tecnico. tecnico. Cioè, Cioè, sappiamo sappiamo che che all'interno, all'interno, ad ad esempio, esempio, delle delle carote carote di di ghiaccio, ghiaccio, noi noi abbiamo abbiamo condotto condotto esperimenti, esperimenti, anche anche gli gli italiani italiani hanno hanno condotto condotto esperimenti esperimenti ai ai poli, poli, hanno hanno condotto condotto esperimenti esperimenti a a Vostok, Vostok, insieme insieme con con russi russi e e americani. americani. Quindi Quindi noi noi abbiamo, abbiamo, anche anche noi noi abbiamo, abbiamo, quindi quindi un un record record di di carote carote glaciari. glaciari. Il Il problema problema è è che che la la formazione formazione di di queste queste carote carote ci ci dà dà proprio proprio dei dei problemi problemi di di interpretazione, interpretazione, perché perché possono possono essere essere presenti presenti composti composti che che alterano alterano quello quello che è che è il il contenuto contenuto di di CO2 CO2 e e gli gli stessi stessi processi processi fisici fisici all'interno all'interno della della carota carota di di ghiaccio ghiaccio può può dar dar luogo luogo a a una una perdita perdita di di informazione, informazione, a a un'alterazione un'alterazione dell'informazione. dell'informazione. Però Però in in generale generale abbiamo abbiamo anche anche dei dei sistemi sistemi di di correzione correzione di di questi questi errori errori che che conosciamo conosciamo e e quindi quindi possiamo possiamo essere essere parecchio parecchio confidenti confidenti su su quelli quelli che che sono sono i i risultati risultati delle delle carote. carote. Quello Quello che che facciamo facciamo oggi oggi invece invece da da diciamo diciamo 100 100 anni anni a a questa questa parte parte è è di di misurare misurare direttamente direttamente la la CO2 CO2 e e i i dati dati che che abbiamo abbiamo sono sono sicuramente sicuramente dati dati validi. validi. Quindi Quindi abbiamo abbiamo una una rete rete di di misura misura della della CO2 CO2 che è che è rappresentata rappresentata da da dati dati che che sono sono sicuramente sicuramente validi. validi. Quindi Quindi quello quello che che vediamo, vediamo, l'aumento l'aumento a a livello livello globale globale della della CO2 CO2 è è un un dato dato certo, certo, scientifico. scientifico. In In base base a a queste queste emissioni, emissioni, insomma, insomma, di di CO2, CO2, ormai ormai lo lo sappiamo, sappiamo, il il gruppo gruppo intergovernativo intergovernativo sui sui cambiamenti cambiamenti climatici climatici ha ha elaborato elaborato una una serie serie di di scenari, scenari, ne ne sentiamo sentiamo parlare parlare praticamente praticamente tutti tutti i i giorni. giorni. E E sentiamo sentiamo soprattutto soprattutto magari magari di di scenari scenari molto molto catastrofici, catastrofici, ne ne sentiamo sentiamo anche anche quelli quelli tutti i tutti i giorni. giorni. Secondo Secondo lei, lei, un un suo suo parere parere ecco, ecco, su su questi questi scenari scenari e e quali quali sono sono anche anche magari magari quelli quelli più più principali? principali? Allora, Allora, il il
Io ho avuto il piacere di piacere di essere essere un revisore revisore di un rapporto speciale ICCC, quindi ho visto da vicino il processo. il E il processo processo è un processo molto serio. qualche Qualche volta volta, in in effetti, effetti, nella nella storia storia dell'IPCC dell'IPCC sono sono successi successi dei dei problemi, problemi, ma ma non non credo credo che che questi questi problemi problemi possano possano rappresentare rappresentare quello quello che è che è stato stato in in effetti effetti l'evoluzione l'evoluzione dei dei lavori lavori dell'IPCC, che dell'IPCC, che invece invece permangono permangono come come dati dati importanti importanti della della comprensione comprensione del del nostro nostro pianeta. pianeta. Quello Quello che che dice dice l'IPCC l'IPCC è è da da considerare considerare in in questo questo modo. modo. L'IPCC L'IPCC stesso stesso fa fa questi questi rapporti, rapporti, che che sono sono rapporti rapporti quinquennali, quinquennali, non non hanno hanno esattamente esattamente una una cadenza cadenza quinquennale, quinquennale, ma ma chiamiamoci chiamiamoci questo questo periodo periodo come come cadenza cadenza media, media, e e vanno vanno a a rivedere rivedere la la nuova nuova conoscenza. conoscenza. Noi Noi abbiamo abbiamo visto visto che che l'IPCC l'IPCC ha ha corretto corretto molto molto spesso spesso sulla sulla base base di di nuova nuova conoscenza, conoscenza, che che è è corretto corretto scientificamente, scientificamente, cioè cioè non non è è uno uno sventirsi, sventirsi, ma ma un un migliorarsi, migliorarsi, ha ha corretto corretto alcuni alcuni di di quelli quelli che che erano erano stati stati i i risultati. risultati. E E quindi quindi il il processo processo è è un un processo processo scientificamente scientificamente onesto, onesto, e e queste queste correzioni correzioni ci ci hanno hanno portato portato da da degli degli scenari scenari che che erano erano inizialmente inizialmente abbastanza abbastanza drammatici, drammatici, ci ci hanno hanno portato portato a a una una comprensione comprensione migliore migliore del del mondo, mondo, anche anche se se permane permane una una grossa grossa incognita, incognita, che è che è quella quella della della definizione definizione della della sensibilità sensibilità o o suscettibilità suscettibilità climatica, climatica, ovvero ovvero come come il il sistema sistema risponde risponde all'aumento all'aumento di di CO2, CO2, è è ancora ancora un un valore valore molto molto aperto. aperto. Va Va da da 1,5 a 1,5 a 4, 4, e e stiamo stiamo cercando cercando di di stringerlo stringerlo da un da un punto punto di di vista vista conoscitivo. conoscitivo. Quello Quello che che state state facendo facendo vedere vedere sono sono degli degli scenari. scenari. Prima Prima avete avete introdotto introdotto questa questa serata serata parlando parlando di di Greta. Greta. Parlo Parlo di di Greta Greta dal dal punto punto di di vista vista scientifico, scientifico, non non come come persona. persona. Greta Greta riporta riporta un un dato dato scientificamente scientificamente corretto, corretto, ma ma ne ne riporta riporta uno, uno, ovvero ovvero si si pone pone nella nella curva, curva, quelle quelle che che voi voi vedete vedete sono sono diverse diverse curve, curve, con con aumenti aumenti di di temperatura temperatura da da vedete vedete 2, 2, 4 4 gradi, gradi, 3 3 gradi, gradi, 4 4 gradi. gradi. Lei Lei si si pone, pone, sì, lei lei si si pone pone nello nello scenario scenario peggiore. peggiore. Per i nostri telespettatori indichiamo con lo scenario in rosso. Rosso, Lo lo scenario scenario rosso, sì. rosso. Quindi È è sicuramente sicuramente uno scenario uno scenario che è che è individuato individuato dall'IPCC. dall'IPCC. Quindi Quindi Greta Greta riporta riporta un un dato dato scientifico, scientifico, ma ma ne ne riporta riporta uno. uno. Non Non li li riporta riporta tutti. tutti. Quella Quella che che voi voi vedete vedete è è una una forbice forbice aperta. aperta. E E la la forbice forbice aperta aperta in in funzione funzione di di due due cose. cose. Uno, Uno, con con il il valore valore di di sensibilità sensibilità climatica climatica che che stiamo stiamo cercando cercando di di definire definire in in maniera maniera più più completa. completa. E E l'altro l'altro è è uno uno scenario scenario che che noi noi chiamiamo chiamiamo di di soft soft science, science, nel nel senso senso che che è è determinato determinato in in buona buona parte parte anche anche da da quelli quelli che che saranno saranno i i modelli modelli di di sviluppo sviluppo che che applicheremo. applicheremo. Quindi Quindi c'è c'è questo questo doppio doppio contenuto contenuto in in questi questi scenari. scenari. La La parte parte scientifica scientifica che che cerchiamo cerchiamo di di determinare determinare ogni ogni nuovo nuovo rapporto rapporto in in maniera maniera sempre sempre più più precisa precisa è è la la sensibilità, sensibilità, e e l'altro l'altro è è il il modello modello di di sviluppo sviluppo che che vogliamo vogliamo applicare. applicare. Queste Queste due due cose cose negli negli scenari scenari si si sommano, sommano, ma ma fondamentalmente fondamentalmente non non è è detto detto che che vada vada secondo secondo lo lo scenario scenario peggiore. peggiore. Tant'è Tant'è che che gli gli ultimi ultimi scenari scenari che che sono sono stati stati tratteggiati, tratteggiati, per per quanto quanto riguarda riguarda l'Europa, l'Europa, all'Europa è all'Europa è stata stata imputata imputata un'emissione un'emissione complessiva complessiva di di un un certo certo valore. valore. Ma Ma poi poi problemi problemi di di tipo tipo economico, economico, in in realtà realtà stiamo stiamo vedendo vedendo in in questi questi ultimi ultimi anni anni che che hanno hanno fortemente fortemente ridotto ridotto questo questo valore valore emissivo. emissivo. Quindi Quindi lo lo scenario scenario che è che è stato stato tratteggiato tratteggiato è è uno uno scenario scenario con con un un certo certo valore valore di di emissione, emissione, ma ma sicuramente sicuramente alcune alcune emissioni emissioni sono sono calate calate per per il il fatto fatto che che l'industria l'industria è è andata andata peggio. peggio. Cioè, Cioè, si si sovrappone sovrappone alla alla parte parte scientifica scientifica anche anche la la parte parte storica storica praticamente praticamente sì, dell'umanità, economica, umana. non solamente il clima cambia, ma cambia anche la storia dell'umanità. Esatto, C'è e un c'è un fatto, fatto, come secondo me, importantissimo, importantissimo che del del quale quale non non si si tiene tiene in in dovuto dovuto conto conto quando quando si si ragiona ragiona con con Greta, Greta, e e che è che che noi noi abbiamo abbiamo visto visto degli degli incredibili incredibili miglioramenti miglioramenti dal dal punto punto di di vista vista scientifico scientifico e e tecnologico. tecnologico. E E il il ragionamento ragionamento peggiore peggiore
non tiene conto della capacità dell'uomo di risolvere i problemi attraverso questi miglioramenti scientifici e tecnologici. Chiaro che se gli anni fossero soltanto 7 in 7 anni e mezzo, come dice Greta, Ah, non si poi fa. un'altra domanda a sorpresa, ma perché poi sono diventati da 10 se sono diventati 8? È una domanda da 1 milione di dollari. Perché questi 2 anni in meno? E onestamente non lo Onestamente non lo so, so, anch'io ero anch'io ero rimasto rimasto intorno al intorno al decennio decennio come valore, come valore, ma ma credo credo che che il valore di valore di sette 7 anni e anni e mezzo mezzo sia sia saltato saltato fuori fuori da da uno uno degli degli ultimi rapporti rapporti speciali speciali dell'IPCC. Però onestamente, perché perché ma ce ne c'è abbiamo scritto ancora? questo nel rapporto delle sì, oppure No, dunque, no. allora. C'è un Passaggio passaggio logico logico intermedio può che può essere essere accettato accettato o o meno. meno. L'IPCC L'IPCC fa fa vedere vedere delle delle curve, curve, non non propone la propone fine la del fine del mondo, mondo ma mai, fa soltanto soltanto vedere vedere quelli quelli che che sono sono gli gli andamenti andamenti possibili possibili della della temperatura. temperatura. Sulla Sulla base base di di alcuni alcuni ragionamenti ragionamenti c'è c'è qualcuno qualcuno che che sostiene sostiene che che se se si si arriva arriva a a certe certe temperature, temperature, quindi quindi si si mettono mettono sulla sulla curva. curva. Quindi Quindi quei quei valori valori che che abbiamo abbiamo rivisto rivisto in in mappa, mappa, c'è c'è quella quella linea linea rossa, rossa, 4 milioni di dollari. Fa un punto su quella linea rossa e dice se si supera questo valore abbiamo superato quello che viene chiamato un tipping point e la Terra non è più in grado di ripristinare le condizioni iniziali, non è più possibile tornare indietro. Greta fa questo ragionamento, si pone su quella linea, pone questo a 7 anni e mezzo questo tipping point e quindi da lì dice che non è più possibile tornare indietro. In realtà noi finora devo essere, sarà perché sono un po' più ottimista, ma finora abbiamo visto che moltissime delle previsioni che erano state fatte, che non riguardano onestamente l'IPCC, perché l'IPCC non ha mai fatto di questi ragionamenti, di queste previsioni. Molte delle previsioni che erano state estratte, diciamo, dalla conoscenza scientifica non si sono praticamente mai avverate. Quindi sarei un po' più confidente nel futuro dell'umanità. Chiaro che l'umanità non è che può, ovviamente, come Daniele sta dicendo all'inizio, Non è non è che che possiamo andare possiamo avanti andare avanti senza senza ragionare ragionare in in termini termini di di sobrietà sobrietà e e di di responsabilità responsabilità nei nei confronti confronti del del creato. creato. Questa è Questa è una una cosa cosa che che dice dice Ratzinger, Ratzinger, mi mi piace piace richiamarla richiamarla sempre. sempre. Dobbiamo Dobbiamo quindi quindi fare fare qualche qualche cosa cosa e e soprattutto soprattutto considerare considerare il il problema, problema, al al di di là là del del problema problema climatico, climatico, il il problema problema ambientale, ambientale, come come ci ci poniamo poniamo noi, noi, dicevi dicevi sempre sempre all'inizio, all'inizio, come come esseri esseri umani, umani, che che sono sono sicuramente sicuramente centrali centrali in in questo questo sistema sistema e che e che devono devono tenere tenere conto conto però però proprio proprio perché perché gli è gli è stato stato in in qualche qualche modo modo affidato affidato questo questo sistema, sistema, tener tener conto conto di di quello quello che che hanno hanno intorno. intorno. Quindi Quindi il il ragionamento ragionamento di di sobrietà sobrietà e e responsabilità responsabilità è è fondamentale, fondamentale, però però come come dico dico sempre sempre dobbiamo dobbiamo avere avere anche anche un un minimo minimo di di speranza. speranza. Certamente Certamente se se non non possiamo possiamo mettere, mettere, come come dire, dire, la la corda corda a a quello quello delle delle persone, persone, come come dire. dire. Dobbiamo Dobbiamo raggiungere raggiungere quel quel punto punto e. e. No, No, però però dobbiamo dobbiamo stare stare attenti attenti perché perché abbiamo, abbiamo, non non dobbiamo dobbiamo dire dire alle alle persone persone che che possono possono agire agire senza senza responsabilità, responsabilità, però però non non dobbiamo dobbiamo neppure neppure dire dire alle alle persone persone che che devono devono avere avere paura, paura, perché perché dietro dietro al al discorso discorso climatico climatico ci ci sta sta un un importantissimo importantissimo sistema sistema economico, economico, ci ci sta sta perdonate, in chi chi ha ha alterato alterato la la composizione composizione dell'atmosfera dell'atmosfera usando usando i i fossili. fossili. Ma Ma ci ci sta sta anche anche un un grande grande sistema sistema di di interessi interessi economici economici in in chi chi sta sta proponendo proponendo la la green green economy. economy. Anche Anche la la green green economy economy non non è è un un sistema sistema neutrale. neutrale. La La green green economy economy può può essere essere una una grande grande svolta, svolta, ma ma dobbiamo dobbiamo stare stare attenti attenti a a non non farci farci imporre imporre il il greenwashing. greenwashing. Io Io vedo vedo troppe troppe pubblicità pubblicità dove dove salta salta fuori fuori la la questione questione climatica climatica e e vedo vedo circolare. circolare. Vedo Vedo in in queste queste pubblicità pubblicità circolare circolare delle delle macchine macchine da da 3.000 3.000 centimetri centimetri cubici cubici che che mi mi vengono vengono proposte proposte come come la la cosa cosa più più bella bella che che ci ci sia sia dal dal punto punto di di vista vista ambientale. ambientale. Cioè, Cioè, secondo secondo me me qualcuno qualcuno sta sta facendo facendo il il ragionamento ragionamento al al venditore venditore di di auto auto usate usate e e ti ti viene viene a a dire dire fallo fallo subito, subito, comprala comprala subito subito perché perché c'ho c'ho sei sei persone persone che che la la vogliono vogliono comprare. comprare. Torni Torni dopo dopo 6 mesi6 mesi e e la la macchina macchina è è ancora ancora lì. lì. Cioè, Cioè, non mi fido della fretta.
non ho particolare fiducia nella fretta e nella paura che serve a generare la fretta. Sì, anche perché un altro messaggio che danno a volte è quello magari, ma dai, anche se fossero tutte previsioni catastrofiche, alla fin fine almeno così facciamo svegliare la gente. Ma con la paura forse non si va avanti. Cioè, il problema, guarda, se noi avessimo risorse illimitate in termini economici, andrebbe bene. Tu lo puoi fare e svegliamo la gente. Il problema è che dietro a queste decisioni pesano delle scelte di tipo economico enormi. Si parla di tera miliardi di dollari per poterle attuare. Dal momento che non siamo tutti uguali, abbiamo delle fasce più fortunate, delle fasce meno fortunate. Dobbiamo stare molto attenti che queste decisioni economiche non vadano a vantaggio di pochi, come è sempre stato nella storia dell'umanità, Accade spesso, e esattamente. Anche perché, come dicevo all'inizio, le proteste comunque dei gilet gialli, anche dei trattori in Olanda, ma in altre parti comunque del mondo, comunque sono dei segnali di allarme che la popolazione, magari queste imposizioni dall'alto, non le accetta proprio di buon gusto. E questi sono problemi europei. Io dico, Greta rappresenta Rappresenta molto la molto filosofia europea. se Se si si applicasse applicasse di colpo quello che vuole lei, i rimbalzi forse ci sarebbero ovviamente per l'Europa, ma avremmo dei paesi dove ci sarebbero dei rimbalzi spaventosi da un punto di vista economico e avremmo della gente che muore di fame. Come europei lo possiamo sopportare questo rimbalzo, ma non è detto che altre parti del mondo questo riescono a fare lo rimbalzo. stesso, sì. Esattamente. Dice, la virtù sta nel mezzo, non bisogna mai andare agli estremi. Allora, noi penso che le Sì, per domande, le nostre domande domande sì, sono abbiamo terminate. concluso. Adesso non so se ci sono delle domande da parte dei nostri lettori. Noi ovviamente ringraziamo il dottor Giorgiadis per le sue risposte, è stata una chiacchierata molto piacevole e ovviamente avremo altri Non sarà appuntamenti, non l'ultima, sarà l'ultima, magari avremo il se piacere ci anche sarà di averlo disponibilità da di parte persona. sua. Va bene, d'accordo. Perfetto, Grazie. grazie, buona serata e noi ovviamente concludiamo questa diretta ringraziando tutti voi che ci avete seguito. Ci avete seguito numerosi, anche non, chiaramente non aveva forse questa diretta l'appeal di un'ondata di freddo come quella appena passata, però ovviamente ne avremo altre occasioni, sia dirette metro, ma anche dirette per quanto riguarda il. Ovviamente vi ricordiamo prima di chiudere una piccolo come dire, post-it, ricordiamo che la nostra campagna di tesseramento è ancora attiva per chiunque voglia far parte della nostra grande famiglia, insomma, può scriverci in privato sulla pagina. Abbiamo il nostro indirizzo mail info@meteoone.it. Quindi chiunque voglia chiedere informazioni, chiunque voglia far parte di noi può scriverci. Ovviamente sulla pagina seguite sempre i nostri aggiornamenti. Sono state pubblicate da poco le previsioni per domani. Sì, la Piccola finestra finestra meteo, meteorologica. non c'è molto da dire perché tanto il tempo è bello. Quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarvi ancora e darvi appuntamento alla prossima diretta. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.